quarto d'ora d'inferno per pioggia e raffiche di vento. È il bilancio di un violento temporale che a Lucca ha purtroppo fatto una vittima e quattro feriti in due episodi distinti, a Sorbano del Giudice e a Fornaci di Barga. Danni e disagi si sono registrati in tutta la provincia di Lucca. Dalla Versilia alla Piana fino alla Valle del Serchio, un violento temporale iniziato sulla costa ha provocato minuti di paura con la caduta di alberi e tegole lungo le strade. A Pietrasanta è crollato un tetto di un condominio in Viale Roma. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco con un mezzo aereo per la messa in sicurezza. In Versilia si contano danni anche a Viareggio, dove in passeggiata sono stati rovesciati perfino i cassonetti dei rifiuti e alcuni motorini. Divelte dalla furia del vento, le tende di diversi stabilimenti balneari e alberi sradicati si sono abbattuti sulle strade in vari punti della città e sulla variante Aurelia, dove è stato necessario chiudere temporaneamente l'uscita di Viareggio Sud. In Lucchesia il temporale ha provocato disagi e danneggiamenti nelle frazioni del capoluogo e della Piana. Nell'Oltreserchio si è verificato anche un blackout dell'energia elettrica. Sulla via Sarzanese a Farneta un grosso albero è caduto sulla sede stradale nella zona del Bar della Salute, mentre molti negozi sono rimasti senza corrente. Su tutto il territorio sono in corso i sopralluoghi dei tecnici, della protezione civile e degli assessori di competenza per valutare l'entità dei danni causati dal maltempo ed intervenire per il ripristino e la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite.